l'Italia, le rose non usano più. Buongiorno a tutti ragazzi! Siamo, stiamo andando al plug-in per la diretta con la strana coppia. C'è una domanda facile, facile, facile. Entra nella parte. Entra nella parte. Ci sono. Chi ha costruito le piramidi? Questa è una cosa. Sanno tutti. Chi? I presedili. Come i presedili? Porca. Presedili? C'erano anche loro i muratori. Ma erano gli egizi. C'era... No, no, no. Figlio di Cheope avevano i presedile, si chiamava Edilizia. Facevano costruire. Grande, eccoci qua al plug-in ragazzi, mitico plug-in, mitico negozio del grande Gianni Ferrari, grande grande chitarrista, lo assicuro, grande chitarrista, lo assicuro. Dai tutti insieme che ci facciamo, ha già bevuto anche una mezza bottiglia. Gianni dice, ormai è diventato un enoteca. Sì, so, volevo far notare l'ospitalità di Gianni, questa gestione, guardate ragazzi, pasticcini, come no? Ricordo sempre che noi stiamo ingrassando, come al solito continuiamo a mangiare, evviva, evviva, evviva. Viva, viva, viva! Baracca! Okay. Grazie, grazie. Sono le 8:32, questa è Radio Bruno, la strana coppia, e dall'altra parte, ragazzi, hashtag cantanti da parcheggio. Eccoli qua, dentro un negozio di musica, di strumenti. Eh beh, d'altronde, siete... loro fanno musica da anni. Buongiorno! Buongiorno! Siamo! Allora, dov'è che siete stamattina? Stamattina siamo al plug-in, un negozio di strumenti musicali qua di Finale Emilia, del grande Gianni Ferrari, e siamo contornati da chitarre, gente, belle ragazze, bellissime. Ragazzi, ragazzi, buone notizie, pensate che si stanno formando dei gruppi di fans, con dei gruppi proprio con anche delle cose su internet, si riuniscono proprio per voi, cioè veramente la cosa sta tenendo un successo strepitoso, tipo? L'ultimo gruppo che è nato è il SICDP. Ma davvero? Sopprimiamo i cantanti da parcheggio. Sempre umano, lei, Sandro, cosa ti è capitato ultimamente? Le tue famose microsfighe. La microsfiga quest'estate, mio fratello era a pescare in Panara con la sua morosa, io gli ho chiesto, avevo sete, e mi ha detto bevi, ho preso una bottiglia e l'ho bevuta, era l'acqua del Panaro che lui usava per fare la pastura, e io mi sono inglobato metà bottiglia di acqua del fiume. Che bella. E adesso dovresti avere delle pantegane dentro lo stomaco, perché poi crescono con l'acqua, no? Infatti ho una nutria dentro. Stai attento. Ecco, a proposito di pantegane, quindi di mostri, ricordiamo dove sarete ad Halloween, vuoi suonare? Giovedì sera a Halloween facciamo un'ape cena, quindi aperitivo cena, siamo al Gran Torino di Finale Emilia. Grande, grande, bellissimo. Bene, fra l'altro sono sempre più vicini a me, io comincio a preoccuparmi. Stai attento. La canzone, a quale fatto di cronaca è ispirata stamattina? Beh, con tutte le intercettazioni della Merkel, di Obama e così, abbiamo ripreso un nostro grande vecchio successo, Non fare il curiosone, che parla di intercettazioni telefoniche. Eh sì, che direi che è attualissimo. Ah, sempre attuale. Vai con la cimice, vai. Ecco qua, vai. Che mondo favoloso, abbiamo tutti un microchip. In auto, in casa, in bagno, ci hanno messo cimici. Rot, 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 rot. Rot, rot, se sei un curiosone, traduci questa intercettazione. Ci sono dei microfoni sulle mosche moscerin, e c'è la telecamera nel tuo cane, ti fa un film. Rot, 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 e sei un curiosone, traduci questa intercettazione. E mio nonno mi diceva, se vuoi campare 100 anni, fatti sempre i tuoi cazzetti, che a spiare ti può arrivare una badila sopra i denti. Avevo voglia di risentirla. Attualissima con tutte le intercettazioni telefoniche che sono saltate fuori, vere o presunte, perché poi alla fine magari è una grande ciofeca, sta cosa qua, avete fatto bene. Allora intanto vi invitiamo a preparare una canzone per Halloween, qualcosa di pauroso. Già voi quando cantate fate veramente paura, però insomma con un testo adeguato ad Halloween, va bene? Ok, salutiamo Gianni, plug-in, tutti. Ciao ragazzi, e da domani il video. Ciao.
ragazzi, è arrivato il momento fatidico della, del saluto per la strana coppia, perché per noi la strana coppia è la numero uno! Ecco qua il nostro Sandro, finalmente ha trovato un lavoro! Bravo, bravo, la spacca!